sempre io mi sono occupato di benessere, medicina cinese, ho insegnato in scuola, eccetera, però la mia passione, parlavo prima con il dottor Balducci e disse, ma sai, gli ho fatto i complimenti perché ha fatto una bella esposizione e gli ho detto, ma sai, quando fai le cose con passione è tutto più semplice. Quindi io mi sono sempre occupato dell'aspetto bioenergetico, che è l'aspetto bioelettrico del nostro corpo e degli ambienti, geobiologo, eccetera. E sono fondamentalmente un curioso, ho lavorato anche per tante aziende, ho insegnato anche le energie sottili. Uno dei miei insegnanti più importanti è stato il grande Roberto Zamperini, che ha ideato le energie sottili, che ha inventato, che ha coniato il termine energie sottili per indicare quel mondo che non vediamo. E devo ringraziare tutti i relatori che in questi due giorni mi stanno facilitando il compito, perché hanno già spiegato il concetto di energia e materia, io non lo devo fare. Oggi, oddio, non lo faccio un altro. Oggi io dovrei parlare dell'elettrosmog e voi capite che solo per quello dovrei fare un corso di due giorni. Quindi ci sono un sacco di slide, molte le bypasserò per motivi di tempo, perché tanto sul web ci sono migliaia di byte di video, di conferenze, di scritti, eccetera. Quindi molte cose le sapete meglio di me, quindi le bypasserò, ok? Vediamo se... Giorgio? Giorgio? Che è successo? La chiavetta? Lì è una questione di soldi, 10.000-20.000 euro a price. Ma solo? Ma come mai? E quindi, tornando a Libratum, che nasce dalla Libra. Quindi il mio compito è quello di tenere tutto equilibrato. Penso che ognuno di noi faccia il lavoro per il quale più ha bisogno. Io evidentemente ho bisogno di essere sempre equilibrato. Conoscenza significa libertà. Che cosa significa? Che se io so, sono libero di scegliere o uno o l'altro. Quindi al di là della materia, del concetto, questo è una cosa molto importante. Le energie, l'elettromagnetismo artificiale e non fa bene o fa male. In realtà ho cominciato questa cosa qui studiando e prendendo anche dei concetti che sono presi da Corrado Malanga, non so se lo conoscete, è un chimico che dice un sacco di cose interessanti che possono essere condivise, no, però secondo me sono interessanti. Però la realtà è questa. La realtà nel mondo è questa, che se gli studi scientifici sono condotti dall'industria, chissà perché sono opposti a quelli che sono fatti da enti non industriali, quindi indipendenti. Chissà perché. Però tutti, anche quelli fatti da industria, alla fine si basano su un'ipotesi. Però dicono delle cose interessanti, parlano dell'ipotesi magnetite, dell'ipotesi transduttiva, della molecola recettore, dei radicali liberi, della melatonina, eccetera, no? Quindi la magnetite dice che noi conteniamo della magnetite, che quindi è sensibile a cosa? Ai campi elettromagnetici, ma soprattutto magnetici, ricordate questa cosa. È il magnetico che ci sbilancia molto, perché il campo magnetico è generato quando c'è un campo elettromagnetico, quando c'è della corrente che circola attraverso un magnete. E quindi ci sono delle interazioni. L'ipotesi transduttiva anche qui parla di ioni calcio. Se voi tutti qui fate le slide, nella pagina che dice che
quando parla delle soluzioni per i campi elettromagnetici, che cosa si dice di default? Che per combattere i campi elettromagnetici bisogna assumere degli omega 3, quindi degli acidi grassi, del calcio e dell'acqua di buona qualità. Ma perché? Perché i campi magnetici creano delle interazioni al calcio. Molecola recettore va e i campi elettromagnetici vanno a irrigidire questa molecola e quindi inibiscono la produzione di melatonina. I campi magnetici aumentano i radicali liberi con tutte quelle cose lì e diminuiscono la famosa melatonina che Balducci prima in modo magistrale ci ha spiegato. Però sono stati fatti anche degli studi, quelli ho preso questi due qua che sono interessanti, sono stati fatti ahimè sui piccioni, no? Poveretti, è un karma brutto il loro. E hanno visto, siccome che la melatonina è prodotta quando siamo in stato alfa, quindi quando ci rilassiamo o dovremmo rilassarci, vero Silvia? E allora hanno preso questi piccioni e li hanno messi in una stanza, acceso le luci a mezzanotte per un po' di ore, per un po' di giorni, poi se li sono ammazzati, forse se li sono fatti su al forno alla griglia, però prima di fare questo hanno estratto hanno visto se c'era una diminuzione della melatonina. No. Poi hanno messo dei magneti. Sapete che i piccioni si orientano attraverso il campo magnetico terrestre, no? Quindi gli hanno messo dei magneti per un po' di tempo. All'inizio erano svarionati, noi diciamo in Romagna, proprio confusi, però dopo 3-4 giorni comunque riprendevano. Gli hanno messo i magneti, poveretti se li sono ammazzati, non so se sono ancora andati, hanno estratto melatonina uguale. Quindi non è la luce e nemmeno il magnetismo costante che fa questo. Poi invece hanno fatto degli studi, li hanno messi dentro all'interno di un condensatore variabile che in elettronica è uno strumento, io sono perito elettrotecnico prima di essere naturopata e quindi è uno strumento che cambia di polarità, sono due poli, la corrente, quindi inverte la polarità del campo magnetico e in questo caso, solo in questo caso, hanno visto che la melatonina andava giù drasticamente. E 50 Hz, che cosa significa? Significa che la corrente alternata cambia di polarità almeno in due impianti elettrici 50 volte al secondo. Quindi noi viviamo costantemente in ambienti dove dobbiamo lottare, dove il corpo bioenergetico, io mi occupo di questa cosa qui, deve lottare continuamente con questa inversione di polarità. Ok? E chi è che va sotto stress? La pineale, ma è data perché la pineale è l'unica, almeno per quello che gli studi scientifici ci hanno dimostrato, che è sensibile al campo magnetico. Quindi però la vera chiave è la variazione del campo magnetico, tanto che la magnetoterapia viene usata con dei risultati importanti anche in terapia, no? Quindi, ma alla fine ci sono solo ipotesi, almeno le cose, gli studi scientifici fatti dall'industria non possono dire sì è così. Ipotesi, dobbiamo migliorare, dobbiamo sperimentare ancora, dobbiamo, eccetera. Ci sono al mondo degli istituti indipendenti che fanno degli studi seri perché non sono sovvenzionati dall'industria, lì invece dicono il contrario esatto, quindi voi conoscete benissimo l'Istituto Ravazzini di Bologna e l'NPP americano che fanno degli studi combinati e dimostrano cosa accade al nostro corpo da un punto di vista fisico quando è esposto costantemente a queste cose qui. Questo professore qui l'ho trovato su internet, non lo conosce nessuno,
è morto, era australiano, ha fatto degli studi enormi, anche lui dimostra la relazione fra la diminuzione di melatonina e tutte quelle belle patologie lì. Beh, insomma, non fanno niente, no? Bisogna dimostrare ipotesi, un party, noi diremmo. Quindi anche lui parla della relazione pineale e campo magnetico, tanto che sono state fatte delle sperimentazioni e hanno visto che le microonde, che sono quelle dei wifi, ma anche quelli del cordless, perché molti non devono dimenticare che il cordless è un microonde, e le microonde oltrepassano i muri, le microonde. Okay? Quindi il forno microonde, ad esempio, è una cosa che non dovrebbe nemmeno esserci in casa, perché passa i muri e la sua componente energetica continua a emanare per ore e ore e ore. E se noi accendiamo il forno e magari questa microonda passa sul letto dove noi dormiamo, insomma, capite che abbiamo difficoltà a dormire. Ma voi mi insegnate, voi, che la melatonina viene prodotta quando siamo in stato delta, soprattutto delta, nel sonno profondo, è lì che dobbiamo ricaricarci e ripararci. Il Signore, il buon Dio, non è che ha fatto la notte solo per andare in discoteca, oddio, anche quella, Vittorini, quindi si può fare anche quello, ma è fatta per entrare in delta, perché la delta è una delle poche onde cerebrali come frequenza da 0,5 a 4 Hz dove noi ci ripariamo, cose che ahimè fuori di giorno ci distruggiamo. Quindi la qualità del sonno deve essere ottima, non buona, ottima. Chi non dorme non si ripara e nel tempo va a consumare la sua energia ancestrale, dicono i medici cinesi, la Yuan Qi, quella che ci viene data al momento del concepimento dai nostri genitori, e poi la Banca d'Italia, quando finiscono i soldi lì ti saluto, ok? Quindi insomma, i campi elettromagnetici, questa è una foto fatta su un cervello di un topolino esposto per 2 ore alla radiazione di microonde. Cioè, queste microonde oltrepassano la barriera ematoencefalica e possono creare quei danni. Questo per dirvi che il campo magnetico è 100 volte più potente di quello elettrico, perché passa i muri, non lo vediamo, ma passa i muri, quindi è ovunque. Penetra il cranio, si diffonde ovunque, queste sono cose che avete già visto, no? Per via della sottigliezza, della maggiore quantità di acqua, l'acqua viene. Questo è un grafico che mostra l'esposizione dei campi magnetici negli elettrodomestici che noi usiamo. Io per i fondi sono a posto, non ce l'ho, però mi sono posto la domanda del parrucchiere o la parrucchiera che tutto il giorno è a contatto con quel motore elettrico che emana un'induzione magnetica in micro tesla tra le più alte, la rasoio elettrico adesso è solo per dirvi che non ci sono sui cellulari. Io apro una parentesi, è vero, io ho creato un qualche cosa per il cellulare, ma il cellulare serve, ragazzi. Non raccontiamocela, tutti ne abbiamo uno o due, e il cellulare va usato con granussalis, però ci salva anche la vita, perché se ci succede un incidente e siamo fuori di città, grazie a quello ci possono rintracciare più velocemente e può salvarci anche la vita. E poi per certi versi è utile, è l'abuso che noi ne facciamo che ci fa male. A breve c'è l'elettrosensibilità, a lungo tutte quelle belle cosine interessanti, no? Burgio, che Ernesto Burgio, che noi abbiamo conosciuto tanti anni fa nel primo congresso di genetica fatto a Urbino, disse questa frase qui, e io te l'ho detto, Ernesto, ti ricordi anni? Non mi ricordo, lui non si ricorda, ma lui sì.
lui dice quello, l'inquinamento modifica l'espressione, l'inquinamento, e lui dipende anche dal campo magnetico, modifica, ma lo scopriremo fra 50 anni e forse sarà. Questo è uno studio interessantissimo fatto da un'altra agenzia francese, indipendente, che dimostra quanto il cellulare aumenti la SAR, che è il tasso di penetrazione dei campi elettromagnetici a livello delle nostre cellule, solo a tenerlo in tasca. Quindi non è vero che fa male se siamo in comunicazione, fa male anche solo se lo teniamo in tasca, perché ricordiamocelo tutti quanti che il cellulare per funzionare deve ogni 5 secondi connettersi alla cella più vicina, e meno campo abbiamo più potenza lui deve mettere, e quindi uno dice io abito in montagna, sono a posto. Si può dire Massimo che Bruce è gioiello di famiglia? Anche, certo. E poi molti lo mettono qua, per molti, eccetera, no? Cioè vuol dire. Quindi scusa, stavi dicendo che montagna è cheggio? Quindi sì, perché dove c'è poco segnale, lui deve sparare più potenza più per raggiungere la cella. Infatti dove non c'è segnale si scarica subito. Paradossalmente. È un paradosso, se noi siamo vicino a una cella ha meno bisogno di urlare, perché dice ciao cella, ma se è laggiù, oh! Io adesso uso delle metafore per capirci, okay? Quindi è da qui che è nato una cosa dei miei studi. Scusa, ma io mi occupo di bioenergetica. Dicevo, una curiosità, e se siamo vicino alla cella, noi che danno ci quello è quella spara. È un paradosso, infatti. Quella spara e spara sempre fuori. Ma che sia vicino che tu. Però spara, eccetera. Però io mi sono sempre occupato di che cosa accade al corpo di energetico. Quindi io sono qui oggi per darvi il mio apporto. Allora, per fare questo dobbiamo fare un salto indietro ai nostri antichi. E io ho utilizzato le loro conoscenze anche all'interno della nostra tecnologia. E quindi loro parlano di Neiang, penso i cinesi, dove lo Yin è la materia e lo Yang è l'energia, massa, energia. Dove si dice che lo Yin nutre lo Yang e lo Yang muove lo Yin. Energia e materia come la cera e il fuoco. Devono essere sempre equilibrate. Un po', quindi i cinesi parlano dei chakra, gli indiani parlano dei chakra, gli cinesi parlano dei meridiani, insieme vanno a creare il corpo eterico, il corpo energetico, che a sua volta è quello che coordina tutti i nostri funzionamenti biologici. Ok? Un po' come una sana coppia che deve andare sempre insieme. Ma se è vero che queste due parti devono comunicare, no? Qual è la domanda che mi sono posto io? Qual è oggi la tecnologia, anzi, che pongo anche a voi, la tecnologia che sta facendo dei passi da gigante in questi anni? Adesso andrà. Sì, sì. Sì, l'energia. Anche? Informatica. Infatti, questa io si parla di informazione. Allora io mi sono chiesto, è la mia sfida, prima si parlava di sfide, no? Io e voi siamo per le sfide, siamo nell'era delle informazioni, no? Quindi mi sono proposto, se è vero che queste informazioni possono modificare la materia, perché? Cioè, in fondo, quando io spingo un tasto in un computer, questo qui informa, no? Tutta una serie di cose e proietta delle immagini, fare i conti, eccetera, eccetera. Ma se è vero che c'è questa cosa qui, voglio vedere se al mio corpo energetico do delle informazioni di carattere energetico, quindi sottile, se reagisce in modo biochimico. Quindi penso, questo è stato l'obiettivo della mia cosa. Quindi ho unito l'antico con il moderno. Per antico si intende la medicina cinese, la medicina
etrusca, lo spazio sacro etrusco, la geometria sacra che da sempre i nostri antichi hanno utilizzato con l'informatica. Quindi è stato creato un software che dice, guarda, con un algoritmo, sapete che cos'è l'algoritmo? È un ragionamento, ti dice, guarda, se tu trovi questo, fai questo, però se non lo... Però se trovi questo, fai questo o questo, però se trovi questo, fai... Cioè, una serie è la vita. La vita è un video continuo, ogni istante. Però l'algoritmo è matematico, prima si parlava di matematica, no? Quindi è stato difficilissimo convincere gli ingegneri informatici a fare un software energetico, perché loro non capivano, mesi e mesi di discussione, ma come fai? Detto, sì, si fa. E alla fine loro hanno aiutato me, io ho aiutato loro, siamo arrivati a... E insieme ci siamo fatti questa domanda. Noi possiamo attaccare i campi elettromagnetici? No. Possiamo sfuggire ormai? Magari. No. Possiamo, siamo, domanda. Disposti. No, in realtà no. Possiamo adottare degli strumenti di vita, come dice il buon Banduzzi, anche il professore Bartolo Allegrini, scusa. Insomma, cioè voglio dire, lo stile di vita è fondamentale, certo, ma da un punto di vista elettromagnetico, ormai abbiamo dei satelliti, prima si parlava di 5G, 20.000 satelliti lanciati in orbita per coprire l'area terrestre che verrà a ogni 80 metri irradiata dalle antenne unidirezionali. Ma che cosa accade, torniamo a me, a noi? Che cosa accade alla controparte bioenergetica quando è esposta ai campi elettromagnetici? Una cosa importantissima. Ed è, e io me ne sono accorto in qualità di kinesiologo dai test, dai pre-test, perché tutte le persone che venivano da me avevano tutti, quasi tutti l'impressione di polarità. Kinesiologicamente c'è un test molto semplice che ci fa capire se siamo polarizzati o no. Noi siamo come delle pile, più o meno. Quando c'è questa differenza di potenziale, l'energia sottile gira. Gira e circola, e quindi poi informa l'energia materia, quindi la chimica e la biochimica. Sono come il moglie e marito, non dimentichiamocelo mai. E allora, allora che cosa accade? Che all'inizio c'è solo una inversione di polarità energetica. Quindi si invertono i chakra quasi, no? Questo quasi come se diventasse il chakra del perineo e questo della corona, proprio si inverte. Ma se questa cosa permane per tanto tempo, il nostro corpo consuma energia e arriva poi alla materia. E qual è la cosa più importante che può accadere a livello patologico a una cellula? Prima ho sentito parlare oggi, ieri, di meno 70 millivolt. L'inversione di polarità. Che cos'è? Potenziale di membrana. Quando il potenziale di membrana diminuisce, non solo per questo, ma anche per tutte le cose che si sono state dette ieri oggi, anzi, io l'ho detto, accade questa cosa qui. E questo è il contrario di quello che vuole la natura. È l'inizio di tutti i nostri acciacchi. Quindi il corpo bioenergetico attiva cosa? Le sue forme di difesa, e la prima cosa spara energia attraverso le capsule surrenali, e noi nell'estrarre lo vediamo con il sistema adrenergico. Adrenergico che cosa significa? Che il corpo è stressato per tanti motivi, non solo per questo, no? Però sta pompando energia, no? Però che cosa accade? Che poi attiva anche il sistema nervoso simpatico, e quindi abbiamo quello che diceva la dottoressa Silvia, e tutto questo porta ad essere sempre in beta. Beta sono gli onde cerebrali dell'attività, e quando andiamo a letto siamo ancora lì che pensiamo, come faccio a pagare la bolletta, come faccio, avrò fatto, siamo sempre in beta, e quindi non riusciamo ad andare in delta. I risultati sono queste cose semplicine all'inizio, no?
dai, insomma, no? Tutto questo consuma energia, ragazzi. Se io sono sempre a tavoletta, consumo energia. Poi arriva un punto in cui cosa succede? Io ho studiato e studio il toroide, il campo elettromagnetico, la dottoressa Silvia parlava del toroide che parte dal cuore, della coerenza, no? Però noi siamo come un solenoide che ha un campo elettromagnetico con un asse centrale. Quando siamo sotto stress, il corpo sposta questo asse centrale e lo diciamo già. Cosa diciamo quando ci siamo stati? Sono fuori. Sono fuori. Te sei fuori. Te sei fuori. Questo. Perché? È una compensazione, però questa compensazione toglie energia all'organismo, ragazzi. E quindi succede che i nostri meridiani vanno in tilt. Lì c'è la caduta di segnale, giusto? Con le avurgui, insomma, è maestro in questo, quindi sono i meridiani che vanno tutti in scompenso. Allora, che cosa possiamo fare? Noi possiamo proteggerci, possiamo rinforzarci per poi adattarci. Prima Banducci diceva l'adattamento, no? Che è una delle poche cose che noi possiamo fare. Possiamo fare la lotta contro il 5G. Sì, la possiamo fare, ma secondo voi servirà? C'è già il 6G, c'è già il 7G, è pronto. Che è già lì? Possiamo, certo, non no, pronarci, come diceva Banducci, però possiamo e dobbiamo. Però in realtà siamo tutti in balia di questa cosa qui. Quindi questa tecnologia che io ho chiamato Libratum ha lo scopo di trasformare il rumore in musica. Questa è la cosa più bella che uno si può dire, perché lo capiscono tutti. Il rumore, quando c'è incoerenza, confusione, e i potenti vogliono che noi siamo in confusione. Ricordate, siamo in confusione. Più siamo in confusione, più siamo malinconici. Possono venderci tutto, possono farsi pensare tutto, per esempio, no? Questa cosa qui, questa intelligenza è stata creata un software che legge, sono state create contro un algoritmo che rileva, legge queste frequenze emesse nell'ambiente e poi informa cosa? Delle stringhe, come in informatica, delle stringhe che sono fatte di, quando tu trovi quel tipo di frequenza, fai partire, manda al corpo l'informazione di quell'omeopatico, di quel sale di Schussler, di quella gemma, di quell'olio essenziale, eccetera, eccetera, tutta una serie di informazioni però messe in un modo coerente, con un linguaggio energetico che è stato preso dagli antichi romani. Noi siamo romani, noi finché eravamo impero romano, eravamo i padroni dell'Europa, non dimentichiamocelo. Invece siamo un popolo di invasi, io cavolo con un ciuccio per questo. Quindi la prima cosa che accade quando siamo esposti a un campo elettromagnetico alternato, perché il cellulare manda degli impulsi, okay, ma sono sempre impulsi che vanno a sbilanciare, vanno a invertire la polarità, spostano il canale, modificano, e quindi il compito della tecnologia è quella di riportare al centro e prima la polarità, di riallineare il canale cielo-terra. Quando siamo centrati, lo diciamo tutti, siamo noi. Quando la centratura è qua, siamo noi. I cinesi parlano del cervello nel cuore, perché la medicina cinese parla del cuore come la sede del sé. Il sé è il collegamento tra noi e l'universo. Dio è qua, ragazzi, non è da un'altra parte. Quindi quando noi siamo allineati, siamo noi. E possiamo scegliere. Quindi abbiamo visto che c'è un riarmonizzatore, c'è una riarmonizzazione, c'è una trasmutazione di degli irritati interni, diciamo, tecnici, si dice,
una trasmutazione della, della irritazione dell'etere elettromagnetico in etere vitale. Questo è il compito di, della tecnologia. E quindi la trasforma in bioenergia. Noi abbiamo di fuori l'energia, ma il nostro corpo per utilizzarla ha bisogno di trasformarla in bioenergia. Adesso questo è un'altra cosa che potremmo fare. E tutto ciò porta, abbiamo visto, no? Che cosa accade quando noi riallineiamo tutto e ricentriamo o acceleriamo. Abbiamo visto che c'è un bilanciamento posturale. Abbiamo visto, questa è una macchina particolare che fa vedere l'aumento di ossigenazione al cervello quando diamo un dis al cellulare, perché l'ossigeno serve per bilanciare cosa? L'infiammazione che si sta creando. L'estrive, io devo ringraziare Giorgio Estrive, perché attraverso il test kinesiologico diceva: perché cavolo sono tutti depolarizzati? Io facevo tutte le mie correzioni, la persona usciva, tornava con la curetta, tutto quello che vedevo, tornava il mese dopo quello che era, ancora depolarizzata. Ma perché cavolo? Estrive mi ha aiutato a capire, perché molti di noi hanno queste aggressioni qua. Allora io c'è un problema di fondo, che le energie sottili non hanno un trasduttore, cioè un apparecchio scientifico, per come lo intende la nostra scienza, che misura oggettivamente le energie sottili. Ma perché cambiano in continuazione, capito? E quindi ancora non c'è un qualche cosa che mi oggettivizza questa cosa. E quindi io ho detto: vediamo se quello che è stato creato ha un effetto oggettivo. E quindi abbiamo usato le AU attraverso un medico, un mio carissimo medico, amico, e abbiamo visto quello che accade con solo il cellulare in tasca. Quello che vedete in bianco è l'indice, è la caduta dell'indice, vero? Giusto? La caduta dell'indice significa che quando tu metti il puntale su un punto della puntura, quando tutto è a posto deve essere costante. Io ve la mimo. Cioè che costante, un certo range, ma costante. Quando c'è un qualche cosa che ci stressa, che non va bene, vuol dire che non tiene, ok? Mettendo l'undis al cellulare in tasca, immediatamente accade quella cosa lì. Stessa cosa sull'addome, l'abbiamo messo qua, poi l'abbiamo messo all'orecchio in comunicazione, c'è sempre la stessa cosa. E abbiamo fatto ultimamente dei test usando dei parametri sempre con le AU del sistema immunitario, e accade sempre che immediatamente la caduta per l'indice. Qui si vede male, però c'è una, cioè il cellulare senza l'undis, e qui c'è, adesso qui è una foto che non fa vedere, ma c'è il cellulare, e questo qui si vede piccolo, ma andando sul nostro sito li potete vedere. Quelli in rosso sono tutti dei parametri con la caduta dell'indice, e quell'altro è invece, quelli in verde sono gli stessi che sono ritornati in coerenza. In coerenza utilizzando undis e impera, che sarebbe il ciondolo, quindi insieme sono ancora più forti. Questo è un altro studio fatto con un microscopio in campo elettronico e in campo oscuro, chiaro. E avviene quello che noi sappiamo, cioè l'effetto impilamento, cioè i globuli rossi, avendo dentro una molecola di ferro, essendo il ferro sensibile al magnetismo, quando noi abbiamo il cellulare in mano, avviene che questi globuli rossi si impilano, si addensano, e quindi uno può avere anche un'analisi pensando con una VES alta, che è, no? Che è uno il parametro della coagulazione, poi magari non è dovuto solo a quello che mangia, a quello che fa, eccetera, ma magari perché è esposto continuamente. Abbiamo rimesso undis al cellulare e vedete come si ritrova immediatamente la coerenza. Abbiamo fatto fare anche delle foto con una tecnica tipica
tipo quella di Emoto, sì, simile, abbiamo visto come un cellulare, adesso qui non l'ho messa, abbiamo messo l'acqua con un cellulare sopra senza e con undice, e quella di destra, vedete come già ha un'informazione, una coerenza. Allora, molti questi giorni mi hanno chiesto a che cosa serve Internet, il ciondolo. Il ciondolo non è un ciondolo di bellezza, è un dispositivo bioenergetico, ok? Quindi che cosa è successo? Che tutti, quando noi prendevamo il l'undis, mi dicevano, cavolo, ma se è vero che l'undis ha un effetto su di me, io lo posso mettere anche addosso. No, non solo per un motivo, che è tagliente e quindi io posso farmi male. Allora abbiamo creato uno strumento che, oltre ad avere tutte le memorizzazioni delle frequenze elettromagnetiche, ha anche delle frequenze di inerzia che hanno lo scopo di riequilibrare da un punto di vista energetico le nostre, una parte, non tutte, ovviamente al momento, delle nostre funzioni organiche. Quindi si può, quindi insieme vedete che hanno il massimo dell'efficacia. Quindi c'è, lui è un po' una stampella. Io faccio un'importante parentesi, questo non significa che io ho il ciondolo e ho 11, posso stare attaccato 6 ore al cellulare, che vince lui, eh? Ok? No, certo, noi abbiamo una bella stampella, non significa che non dobbiamo mangiare bene. Non significa che non dobbiamo assumere tutte le cose che sono state fatte, sì, è ben chiaro, eh? Però è una fetta della torta, come l'estrive, che dobbiamo considerare, perché sennò abbiamo una fetta che è mancante. E qui, e questo per quel che riguarda Impera. Poi, una cosa importante, io in qualità di geobiologo no, quando appare nel test radiazioni, no, a molti di noi hanno in tilt, no? E si dice è una o è l'altro. Allora tu hai fatto TAC, no, hai fatto RX, no, hai fatto no. Alla fine se dobbiamo considerare le geopatie. Tutti conoscete questo presente nel report? Qui dopo Giorgio ve lo fa vedere, c'è una pagina in cui se noi leggiamo, clicchiamo, si apre e vediamo il report. A proposito, a me molto spesso mi vengono queste indicazioni, allora, non rientra in nessuno. Allora potrebbe essere, vi do la mia esperienza da estravista, travista, non so, è italiano puro. Allora, una volta mi è capitata una signora che aveva una fetta enorme di radiazione e lei non aveva niente, no, io sto attento, no. E lei aveva assistito il padre che aveva fatto radioterapia per tanto tempo e ovviamente stava sempre insieme a lui, e subito dopo la radioterapia c'è una contaminazione e quindi lei aveva camerato l'informazione della radioterapia, quindi delle radiazioni. In caso Lando, no, è corretto, perché mi è stato detto che ero così informata dai tecnici, che se però una persona abita al secondo e terzo piano non ci arriva. Allora, sì, allora. Capitolo solo per diciamo. No, beh, per capire la questione è un problema. Allora, no, è importantissimo. Il radon, non lo dico io, è la seconda causa di tumori ai polmoni al mondo. Quello che dicevo. Okay? C'è una legge italiana che impone a architetti, geometri, di avere la relazione della radioattività del sottosuolo prima di comprare e vendere una casa. Voi avete comprato questa casa? Avete mai fatto? Vi hanno mai imposto questa cosa? E c'è un range in becker su metro cubo, sembra che è l'unità di misura, che in America è 250, in Italia è 500, no?
però nessuno lo fa. Il radon è questo gas inerte che sale dalla terra, soprattutto in certe aree dove c'è lo sfregamento fra due tipi di sismiche. Esatto, c'è lo smottamento, quindi questo sfregamento va a creare questo gas radioattivo, inerte, inodore, quindi non si vede, non si sente, e filtra attraverso le pareti, attraverso le foglie, eccetera, e si accumula, chi me l'ha detto prima, chi mi ha fatto una domanda del radon, e si accumula soprattutto nel sottosuolo, perché e lì, tanto che si possono fare delle rilevazioni serie comprando dei dosimetri che sono delle capsuline fatte con il CR39, che è lo stesso materiale usato per le nostre lenti. Si prende questa capsulina, non si tocca con le mani, si mette nel punto più profondo della casa, meno areato, si lascia lì per 1-6 mesi a secondo del caso, si prende senza toccarlo, si mette in una busta, si manda a un istituto che fa la conta delle molecole radioattive e se supera un certo limite si vende la casa o cambio casa, che sia molto alta conviene, oppure sono gli interventi di bonifica. La bonifica è semplicemente creare nel sottosuolo delle areazioni che fanno uscire dei gas fuori invece di contenere. Ma quando lo trovi, tu cosa fai per aiutare la persona? Allora, quando trovi il gas radon? Allora, quando una delle prime cose che ti chiedo, ma tu come lo fai? Tu ti sei ricordato? Come state in casa? Cioè, queste sono le domande. Ma dormo bene? Ma in che senso? Bene. Ma se io dormirei sempre di più, oppure mio marito, mio figlio. Allora sai che nella nostra palazzina è venuta una signora ieri, no? Ieri sono in studio con un bimbo di 2 anni che ha una patologia che non ricordo il nome, però dove ha questa lassità dei muscoli, quindi a 2 anni non ce la fa neanche a stare a gattonare perché non ha proprio il tono dei muscoli, no? Hanno fatto tutte le analisi del corpo, no? Niente, perfetto. L'elettromiografia mostra un lieve difetto dei muscoli, ma poco, no? Io gli faccio il test, questo pieno, e anche metalli tossici, quindi vengo. Quindi, poi gli chiedo, hai 5 minuti, poi gli chiedo, ma, ah sì, nella mia palazzina stanno tutti male. Stanno tutti male, tutti morti di tumore, oppure insomma, bisogna che facciamo un attimino un po' il punto, no? Quindi, quando ci sono queste qui, che cosa abbiamo creato? Librato un tempo. E là abbiamo trovato la soluzione in parte. Il librato un tempo che abbiamo messo lassù stamattina ha una particolarità, ha all'interno di un'elettronica con degli amplificatori che gli permette di lavorare in un'area di 100 metri quadri più o meno con dei ripetitori eccetera. Questo come funziona? Funziona, vedete, all'interno ci sono tutte delle cose fatte in un certo modo. Quindi questo qui funziona come una pompa, aspira da una parte, legge quello che c'è nell'ambiente ciclicamente, corregge e lo fa uscire corretto dall'altra parte, ma non ha niente di elettrico, sfrutta quello che è il principio di Wilhelm-Reich, che è quello del collettore di energia sottile. Wilhelm-Reich era un medico tedesco che ha inventato tante cose e per questo è stato ucciso, una parentesi, e arrabbiato dall'albo e bruciati i suoi scritti, aveva fatto un sacco di cose, ma una delle cose importanti che aveva scoperto che l'energia sottile o cosmica, come la chiamava lui, aveva la capacità di, si comportava come la corrente elettrica con un diodo. Quindi un diodo in elettronica è un componentino elettronico che fa passare la corrente da una parte e non dall'altra. Quindi l'energia sottile viene convogliata in un senso, viene come aspirata da una parte e espulsa dall'altra. Quindi questo è quello che fa Tendrum.
qui c'è, se fai il click, Giorgio, poi l'ultima cosa perché ho finito, se fai il click c'è un video, puoi vedere, eccolo. Abbiamo fatto un mini video che spiega rapidamente che cosa fa, perché poi io parlo, ma in realtà serve, no? Vedete? Abbiamo così visualizzato quelle cose rosse, quindi irritazioni, no? Date dall'ambiente, e abbiamo usato un vortice fatto con le geometrie sacre, che è quello che fa lui. Lui va a leggere quello che c'è nell'ambiente, corregge e lo fa uscire continuamente per i prossimi 20 anni. Ok? Quindi non c'è bisogno di andare lì a spostarlo, a fare eccetera, perché una volta che le posizioni in un certo modo lui lo esegue sempre. L'unica cosa, abbiamo fatto delle confezioni che hanno lo scopo di resettarlo ogni tanto, perché si specchiano, quindi ogni 2 mesi si mette un giorno lì e poi si riposiziona. Quindi qui dentro sono state inserite le informazioni delle geopatie sotto fondo terra, quando vi capita nel test, delle informazioni per andare a trasformare l'irritazione eterica elettromagnetica in energia corrente data dall'elettrosmog, dall'acqua, quando l'irritazione, le tossine nell'acqua, quindi le tossiche, le PM 01, 2, 5, 10 nell'acqua e nell'aria, non le toglie, questo sia ben chiaro, però va a pulire, va a rendere i fotoni ambientali coerenti, e noi per risonanza abitiamo in un ambiente più equilibrato, quindi entriamo più in risonanza. Cambi di fisiologia mentale, importantissimo per voi, noi. Perché? Perché ogni volta che una persona entra nel nostro studio ci vomita addosso il mondo, che noi facciamo un lavoro o un altro, bla 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 bla. E questo qui è come se si creassero dei campi di energia che si fissano negli angoli dell'ambiente, quindi vanno a saturare l'ambiente. Quindi arrivi a un punto in cui se entri nell'ambiente, perché in realtà si satura anche l'ambiente. Quindi Templum ha anche questa cosa qua. È la ricetta continua, ovviamente.